Sì, assolutamente, anzi, secondo me ci stava la vittoria per noi oggi. Se qualcuno può recriminare per i tre punti, siamo noi. Poi purtroppo abbiamo avuto tante ingenuità che ci sono costate dei gol stupidi, ma la partita l'abbiamo fatta noi in tutte le situazioni. Quindi sono veramente contento perché, come avevo detto prima, in precedenza questa partita non ci voleva. Adesso è venuta, siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione per questa partita, pur avendo sabato la finale, e sono contentissimo della squadra perché veramente hanno giocato veramente bene. Ora resettiamo tutto, pigliamoci il morale alto e andiamo a vincere sabato. Ma sai, io penso che le squadre avversarie abbiano grandissime difficoltà quando noi riusciamo a giocare a uomini pari, in difesa intendo, e non sanno attaccare la nostra difesa, e quindi molto probabilmente Sabadello saprà attaccare benissimo, però fino ad oggi è stato così. Il problema è quando ci allunghiamo e quando iniziamo a prendere contropiedi, e sui contropiedi ci esponiamo, e contro squadre, io ricordo che il Brescia è campione d'Italia in carico, ha 10 nazionali, quindi insomma è una squadra veramente eccezionale. Ecco, guarda, hai toccato un argomento che mi sta veramente a cuore. Tanto oggi ha riaperto la piscina, per noi è veramente tanto, è una cosa importantissima, ma non solo per noi Teli, ma per tutte le società sportive palermitane. Io sono veramente contento, speriamo che vada avanti, perché noi ne abbiamo bisogno, ma come tutti le società che lavorano qua, e quindi sono contentissimo. E del pubblico, io sono qua ormai il secondo anno, non ho mai avuto la fortuna di averlo, speriamo sabato di averlo e speriamo che ci porti bene. Sì, però io ho anche rotto molto le scatole ai ragazzi per questa partita, perché poi, avendo già vissuto queste situazioni, il rischio che poi perdi di tanti gol perché non hai la testa e poi vai giù di morale, ti inizi ad arrabbiare, già ci siamo arrabbiati perché abbiamo pareggiato, figurati se perdevamo di 7-8 gol, e quindi ho battuto molto. Certo, è vero, abbiamo preparato Sabadello, stiamo preparando, è una partita difficilissima, è una squadra veramente forte, è una squadra che ha 3-4 giocatori da fuori, tiratori fortissimi, nazionali, Averca, Sanahuja, Cabana, insomma, il centrobo del Montenegro, Banicevi, insomma, veramente una squadra completa e forte, però se giochiamo così possiamo sperare in una vittoria. Ma sì, significa tantissimo, perché penso che siamo la prima società nella storia, perlomeno italiana, non credo che altre abbiano fatto lo stesso, dove al primo anno che partecipano all'Arena arrivano a una finale. Ma questo non è una cosa, secondo me, a caso, è un lavoro mirato del presidente, di Federica, della società. Io devo dire che grande merito, se siamo in questa finale, va a Federica, perché lei ci ha, insieme al dottor Bivona, ci hanno massacrato sul discorso Covid, però insomma, se siamo qua è molto 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 merito suo.